Sono Vittorio D'Alerci, il responsabile del brand Acron per la parte LED della Eurocell SPA e siamo qui a Dise quest'anno per spingere un'iniziativa che è quella di creare un network europeo di principalmente utilizzatori, per l'appunto principalmente compagnie di noleggio, rental company, per quanto riguarda la parte LED. Abbiamo fatto una selezione accurata di prodotti che sono certificati in Europa, sono studiati per i gusti europei e hanno tutti i vantaggi di acquistare un prodotto a tutti gli effetti coperto da una garanzia e da un'assistenza post vendita europea. Possiamo vedere i prodotti. Qui abbiamo uno schermo 5 mm di passo da LED a LED con un LED black body e un LED nero, quindi ci consente di avere caratteristiche di luminosità e di contrasto estremamente elevati. Lì possiamo vedere una colonna che ovviamente si vede meglio dalla parte anteriore, è un passo 6 outdoor. Questo è un passo 6 mm outdoor, è il modello outdoor con le caratteristiche di impermeabilità migliori che abbiamo, è un IP67, quindi è in grado di stare sotto l'acqua, sotto la neve, di reggere situazioni critiche di utilizzazione. Questa che vediamo a fianco è una tenda LED, curtain LED, è un passo 18-75, molto luminoso come potete vedere, e dal davanti non si riesce a ben comprenderlo, dal di dietro si vede che è molto trasparente. Abbiamo passi diversi per avere diverse trasparenze. Questa è un'altra tecnologia di punta che stiamo offrendo per ovviamente soluzioni più scenografiche ed architetturali, è una soluzione LED con diversi passi, quello che stiamo vedendo è un passo 12, per esempio nella trasmissione L'Eredità un nostro cliente sta utilizzando un nostro passo 9 e possiamo vedere le caratteristiche di flessibilità che sono estremamente pratiche, semplici. Possiamo arrotolarlo e creare onde in tutti e due i sensi. Molto pratico, molto semplice da installare, molto leggero, molto luminoso. Questo è un LED abbastanza innovativo perché è un passo molto piccolo, è sotto il passo 4 mm, esattamente 3,75 mm, quindi possiamo vedere il pixel molto, molto piccolo, quasi invisibile anche a una distanza di visione ravvicinata e con un buon contrasto e una buona luminosità.